Oggi facciamo una reaction a Surri, Surreal Power, che parla di startup. È un segmento molto piccolo di un intervento che ha fatto su Twitch da Darimoccia durante questo nuovo format Radio Tomodachi. Ho visto e sapevo che Mr. Rip avrebbe reagito in parte a questo contenuto, però ho notato che neanche lui ha fatto molta attenzione a un passaggio in particolare che mi è interessato, perché appunto si parlava di come Surri investe i suoi soldi in startup. E quindi ho detto, sai che c'è, facciamo gli youtuber anche noi e reagiamo a contenuto altrui. Spero comunque di aggiungere un po' di valore, non voglio semplicemente stare qui a criticare quello che dice, ma volevo esporre un po' il mio punto di vista e usarlo come spunto per parlare anche di due macro argomenti, cioè cos'è una startup, cosa definisce una startup, in particolare in Italia e in italiano, dove forse la confusione si aggiunge ancora di più. E poi anche per parlare un pochettino del mondo del crowdfunding, che secondo me è un argomento interessante. Quindi partiamo dallo stabilire che cosa dice Surri all'interno di questo format. Fondamentalmente, quando interrogato su il modo in cui lui investe i soldi, dice che insomma lui investe in vari modi e uno di questi modi è quello di investire in startup. In particolare lui va su varie piattaforme di crowdfunding, quindi in Italia immaginate qualcosa tipo Mama Crowd, che penso sia tra le più conosciute, e sceglie alcune startup che gli piacciono, che ispirano fiducia ed investe lì. Nulla di male, ma la cosa su cui vorrei puntualizzare, su cui vorrei proprio essere un rompicoglioni, perché fondamentalmente io sono questo, purtroppo, è la definizione di startup. Lui dà due esempi di aziende su cui ha investito. Una, questa azienda di forni, su cui non abbiamo molti dettagli, e un'altra, un'azienda di bubble tea. E siccome è stato colpito dai loro piani di espansione europea, ha deciso di investire nella speranza che poi queste aziende varranno molto di più in futuro. Ora, qual è il, tra virgolette, problema secondo me? Cioè, stiamo parlando veramente di semantica, però penso che sia una discussione utile per stabilire meglio che cosa vuol dire startup. Che queste aziende non sono startup. Non c'è nessuna connotazione di merito o viceversa per quanto riguarda la definizione di startup. Cioè, non è che startup figo, non startup schifo. Stiamo parlando semplicemente di definizioni, ok? Se andiamo a vedere l'S&P 500, magari l'80% delle aziende lì dentro non è startup, sicuramente non è più startup, ma non è neanche nata come startup, cioè qualcosa tipo Johnson & Johnson, un'azienda enorme, gigantesca, non è nata come startup. McKinsey, tutte le aziende di consulenza non sono startup, forse anche P&G, Product & Gambler, le banche, JP Morgan Chase, cioè io qua sto leggendo la lista, Walmart forse per l'approccio che ha avuto si potrebbe definire una startup, quindi però è durato poco questo percorso, ok? Quindi approfittiamone per parlare esattamente di che cos'è una startup, che vuol dire, e perché questo esempio del bubble tea secondo me potrebbe fuorviare un po' le persone su cosa vuol dire effettivamente startup, anche se magari può essere leggermente in bilico, ok? Ci sono varie definizioni. Se prendiamo la definizione di Paul Graham, che è un po' il padre spirituale di tutti gli startuppari, la startup è un'azienda designed to go fast, to grow fast. Quindi non solo un'azienda che cresce veloce, that grows fast, ma un'azienda che è designed to grow fast, un'azienda che è studiata per crescere in maniera rapida. Quindi non basta dire ho investito sul calzolaio sotto casa mia 100 euro, sta andando benissimo, questo calzolaio mi ha fatto un ritorno sull'investimento pazzesco, perché a quel punto anche le criptovalute potrebbero essere startup, anche quando non c'è un'idea dietro. No, semplicemente si tratta di investimenti che vanno molto bene. E ripeto, non c'è nessuna connotazione di merito, oppure no. Probabilmente io avrei fatto molti più soldi investendo quei pochi soldi che ho investito in startup dentro, non lo so, la catena pizzeria sotto casa mia che adesso ha aperto 15 location, piuttosto che non investendo nelle startup dove ho investito almeno fino ad ora. Quindi anche lì dipende, però un elemento fondamentale delle startup è che ci deve essere questa opportunità di poter crescere in maniera estremamente scalabile, e questa opportunità deve essere costruita dal principio all'interno del business. E prendendo anche proprio una definizione da scuola, ok, prendo la definizione da Wikipedia: una startup è un'organizzazione temporanea o una società di capitali in cerca di soluzioni organizzative e strategiche che siano ripetibili e possano crescere indefinitivamente. Quindi, ritorniamo al concetto di scalare. Io aggiornerei, metterei anche un altro elemento, cioè alla ricerca di un business model. Questa è un po' più
diciamo, ci può essere un po' più di dibattito, ma io penso che al cuore dell'essere una startup ci sia il fatto che si stia provando a fare qualcosa che non è ancora stabilito sul mercato. Io posso decidere di fondare un'agenzia, un'azienda di consulenza, un panettiere, ok? Sono tutte realtà, sono tutti tipi di business che hanno un modello ben definito. Cioè si sa come fa soldi il panettiere, si sa come fa soldi un'azienda di consulenza. E chiaramente ci sono anche tante startup che sanno come fare soldi. Però magari il loro prodotto è un qualcosa di diverso, innovativo, che non esiste nel mercato e quindi stanno testando per vedere se c'è interesse nel prodotto. Se quel prodotto può essere venduto a un certo prezzo, se quel prodotto verrà utilizzato dalle persone che sta targetizzando, se risolve effettivamente il problema che vuole risolvere in maniera sufficiente per essere preso in considerazione anche solo. Quindi questa componente di incertezza, secondo me, è fondamentale nella definizione di startup. Poi magari verrete fuori con 50.000 esempi e effettivamente dovrò dire, ok, avete ragione. Ripeto, stiamo parlando un po' di lana caprina, stiamo parlando di semantica, però secondo me è importante perché la tendenza che vedo in Italia è quella di chiamare startup qualsiasi azienda che sia un'azienda nuova, ok? E non è così. Se l'azienda non è creata per poter scalare in maniera indefinita, se l'azienda non è creata con, diciamo, cercando qualcosa di nuovo, di innovativo, allora io non la chiamerei startup, la chiamerei franchise, la chiamerei catena di negozi, catena di bubble tea, però non la chiamerei startup. Chiaramente che succede? Chiamando le cose startup, magari si riesce a accedere a fondi o tipi di investimenti che normalmente non, a cui normalmente non si avrebbe accesso. Quindi capisco anche la volontà e forse la necessità degli imprenditori di brandizzarsi in questo modo. Magari Surri ha usato questi termini sapendo che potrebbero essere impropri, specie per, ripeto, l'esempio del panettiere. Semplicemente quello è un panettiere che magari ha un piano di espansione molto importante, così come qui in Portogallo esiste Padaria Portuguesa, chiunque è stato a Lisbona lo sa, è veramente sparso ovunque, è un'azienda che è stata fondata da persone che avevano un sacco di soldi, dei comedianti famosi, un comediante famoso, no, forse più di uno, e nonostante non fossero una startup, perché il modello delle paderie che vendono il pane è abbastanza stabilito, sono riusciti a crescere in maniera spaventosa, ma pensiamo anche a Starbucks, ok? Quindi forse lui l'ha fatto anche solo per semplificare il discorso, però secondo me è importante fare questa puntualizzazione. Chiaramente quando si parla di bubble tea, trattandosi di un prodotto tendenzialmente nuovo, magari si è un po' al limite, ok? Però io ho trovato quella startup di cui lui parla sulle aziende, sulle piattaforme di crowdfunding. Purtroppo molte delle informazioni non sono più disponibili perché è finito il crowdfunding, quindi le tolgono dopo un po'. Però ecco, diciamo che da quello che ho visto mi sembra un business interessante, visto che è un prodotto in crescita, specie a Milano, sicuramente molto trendy, molto instagrammabile, però non la definirei startup. Un esempio che mi si potrebbe portare contro è quello di Pokehouse in Europa e le varie concorrenti in US, tipo, come si chiamano, Sweet Greens, Sweet Fins. Queste sono aziende che hanno raccolto un sacco di soldi e che fondamentalmente fanno Pokeball, no? Non quelle dei Pokémon, ma quelle col salmone, il riso, il tofu, i fagioli, quelli giapponesi. Quindi fondamentalmente fanno l'equivalente del bubble tea, però con un prodotto diverso. Io anche in alcuni di questi casi direi queste non sono startup, ma se andiamo a vedere il modo in cui lavorano, c'è tecnologia dietro, ok? Di nuovo, non le chiamerei startup, però posso fare un po' più di attenzione in questi casi, perché magari, sai, hai studiato un nuovo modo di produrre questo tipo di prodotti e farlo in maniera molto più scalabile, farlo in 5 minuti invece di 15 minuti, senza esseri umani che ci lavorano, ma in maniera meccanizzata. Quindi già questo, secondo me, è un primo elemento che va in quella direzione. E poi c'è anche l'utilizzo di un business model, tra virgolette, nuovo, cioè quello delle Ghost Kitchen. Loro che si concentrano molto sulle app di delivery, non sempre, non so se hanno Ghost Kitchen vero e proprio, oppure se semplicemente hanno sempre spazi fisici dove sedersi e poi hanno una buona parte del loro business sul delivery. Però, ecco, in generale, queste potrebbero definirsi dei modi nuovi di fare, di marketizzarsi, di go to market, ok? Se vogliamo andare sui tecnicismi. Quindi, ok, però, ecco, io vi faccio un parallelo, cioè pensiamo a un'azienda che lancia un ristorante, anche una Ghost Kitchen, e poi pensiamo a Kitsch, ok? Kitsch è una startup portoghese in cui molti miei amici lavorano o hanno lavorato, tra l'altro, ex colleghi, e Kitsch è stata acquisita da Glovo qualche anno fa adesso, penso.
Che cosa faceva Kitsch? Kitsch dava l'infrastruttura per, e forse ancora dà, insomma, penso continui a lavorare anche sotto Glovo, dà l'infrastruttura per costruirsi la propria Ghost Kitchen, ok? Tutto il supporto tecnologico, logistico, poi io non l'ho mai usato in quanto non ho mai fondato un ristorante, però questa è più o meno la loro value proposition. Quindi, la startup è lì. Cioè, la startup è un prodotto, non deve trattarsi necessariamente di un prodotto tecnologico. È molto più facile che sia un prodotto tecnologico perché proprio per il modo in cui funziona oggi internet, la tecnologia, le cose tendono a essere più scalabili quando sono digitali. Però, ecco, diciamo, non si tratta neanche del ristorante che deve fisicamente andare ad aprire delle catene in ogni nuovo luogo, dove deve assumere lo stesso numero di persone tendenzialmente nello store numero 1, lo store numero 2, lo store numero 3. Cioè, qual è il grado di miglioramento? Un'azienda tecnologica che è costruita per scalare magari dal cliente numero 1 al cliente numero 2 al cliente numero 10 riesce a ottimizzare del 500% il lavoro o il tempo di onboarding o i risultati che riesce a ottenere per quelle aziende, perché impara, riesce a iterare, non ha bisogno di personale aggiuntivo, ok? Le revenue per employee sono un modo di valutazione fondamentale per le scale up, soprattutto magari in momenti di IPO o quando si sono candidate, anche per questo motivo, perché ti fanno capire quanto valore l'azienda riesce a estrarre da ogni dipendente. In modelli di business più tradizionali, che ripeto, un'altra volta, sono comunque ugualmente validi, però il gioco è molto di più sul margine che riesci a mettere nella revenue per employee, i costi che hai e la scala che devi ottenere. Quindi per arrivare a un certo numero di utile devi avere un certo numero di store aperti. C'è solo un massimo di ottimizzazione che puoi fare a livello di prezzi, a livello di quanto paghi i tuoi impiegati, a livello di quanto automatizzazione puoi fare. Quindi niente, questo qui diciamo è il punto di riflessione principale che mi viene in mente. Visto che in Italia il termine startup mi sembra usato in maniera veramente casuale, volevo fare queste riflessioni con voi e condividere quella che per me può essere definita startup. Poi ripeto, sono definizioni labili, possono cambiare da un giorno all'altro, ci possono essere esempi che vanno bene da una parte e non vanno bene dall'altra, però io tendo a vederla in questo modo. Poi, ripeto, non è importante. Cioè, se trovo un investimento interessante in un'azienda che magari non definirei startup, ma che mi dà prospetti di crescita che trovo credibili e che sono interessanti, ben venga. Anzi, ancora un applauso in più a tutti gli operatori in business che sono in grado di scalare velocemente un'attività che ha bisogno di tante risorse umane o ha bisogno di tanto capitale, perché è ancora più difficile. Cioè, una volta che io imbrocco il prodotto tecnologico giusto e riesco a marketizzarlo bene, si tratta di continuare a bombardare, a replicare, non è facile, però io ripeto lo stesso playbook 100 volte e riesco a ottenere economia di scala e a crescere ancora di più. Quando invece si tratta di prodotti fisici, mi costruisco il playbook, ma è molto più difficile ogni volta fare un'apertura di un ristorante di successo e poi ripetere di nuovo un'altra volta, azzeccare sempre la posizione giusta, trovare sempre il ristorante, diciamo, i posti da comprare giusti. Quindi, per carità, diciamo, tanto di cappello, però penso che sia una riflessione interessante da fare. Poi, altra piccola postilla sul mondo del crowdfunding, visto che Surni ha un po' spiegato questo atteggiamento che non ho visto solo in lui e che forse avrei anch'io, cioè non investo molto su piattaforme di crowdfunding, però capisco l'appeal, cioè andare lì, vedere tutte le startup, è come essere un angel investor che però non ha bisogno di crearsi quello che in gergo viene chiamato deal flow, no? Quindi tutte le aziende che vengono portate da te, anche se sono sicuro che Surri comunque, avendo un nome, essendo molto famoso, molto conosciuto, avrà parecchie aziende che gli vengono proposte da amici, conoscenti, magari anche da follower, per potenziale investimento, visto che non fa neanche, diciamo, non nasconde neanche il fatto di essere abbastanza benestante e di investire in questo tipo di prodotti. Però, ecco, l'appeal di andare su una piattaforma di crowdfunding è un po' lì. Andando anche contro i miei interessi, perché comunque vivendo in questo mondo penso che ci sarà spesso l'opportunità di lavorare o collaborare con aziende di crowdfunding o aziende che hanno fatto fundraise tramite crowdfunding, anzi già l'ho fatto, già mi è capitato, la mia sensazione è che queste piattaforme spesso vengano utilizzate in maniera un po' impropria, nel senso che si parla di
startup che non sono startup, che utilizzano questo branding per farsi un po' pavoni, ok? Magari non oggi, cioè al giorno d'oggi è molto più difficile raccogliere fondi come startup, però in passato molto di più, era molto più facile. Quindi magari ci si pavoneggia un po' con questo atteggiamento, si va su queste piattaforme, dove tra l'altro si raggiungono questi goal in pochissimo tempo, ma in maniera fittizia, perché la maggior parte di queste aziende che ti dice tu puoi mettere il tuo fundraise live sulla nostra piattaforma, puoi mettere il goal a 1 milione, però prima di mettere live la tua campagna devi assicurarti di avere un altro investitore magari accreditato, un investitore, un VC, un fondo qualsiasi magari, un angel molto grande, che metterà, o più angel, che metteranno una percentuale consistente del goal che devi raggiungere. Perché? Perché altrimenti le persone non vedono questo effetto carro del vincitore e dicono, ah, il primo giorno hanno già raggiunto l'80% del loro obiettivo. Sono numeri gonfiati che cercano di fare un po' leva su l'emozione di chi sta leggendo, dicendo, ah, vedi, rischio di perdermi questa nuova grande azienda. C'è tantissimo questo effetto della FOMO quando si vedono piattaforme di crowdfunding. E continuo ad avere un po' questa sensazione, anche se ogni settimana diminuisce sempre di più, devo ammettere la verità, ma continuo ad avere questa sensazione che le aziende veramente di qualità, in un certo modo, nel crowdfunding non ci arrivino quasi mai, eccetto quando il crowdfunding ha senso per il loro modello di business. Quindi se si parla di aziende che magari hanno un fortissimo senso di community, che magari si rivolgono a persone che hanno una certa quantità di soldi e quindi i loro clienti potrebbero essere interessati a diventare investitori. Penso anche a Revolut, no? Revolut forse è il caso di successo più interessante per aziende che hanno fatto crowdfunding. Diciamo, esclusi questi esempi, penso che il livello medio sia leggermente più basso del livello medio delle aziende che passano il filtro dei seed, che è anche normale perché se si parla del filtro applicato da un VC è diverso dal filtro applicato da una piattaforma di crowdfunding che tende a voler fare entrare più aziende possibili perché poi chiaramente ci fa più soldi, ok? Però ecco, volevo riflettere un po' su questo perché penso che a volte si prendano un po' alla leggera gli investimenti su queste piattaforme. Poi nel caso di Surri, per carità, lui ha talmente tanti soldi, lo dice, che questi per lui sono soldi che non gli interessano, cioè non avrebbe problemi se quei soldi sparissero domani, anzi in teoria già l'hanno fatto perché quando investi in startup quei soldi sono belli e bloccati per un bel po' di tempo. Però ecco, magari per chi lo segue questa può essere una riflessione importante da fare, cioè spendete un po' più di tempo ad analizzare queste startup. Un altro suggerimento che mi sento di dare è magari mettetene in paragone 10 di fila, perché che succede? Voi ne vedete una e dite, ah, che figata, questi hanno una grandissima idea. È un po' come Kickstarter, se vogliamo. Cioè, su Kickstarter tutte quante le idee sembrano una figata, però poi non tutte sono fattibili o avranno successo, anzi, nel caso delle startup, tutte, a prescindere da crowdfunding o no, falliscono. Cioè, tutte hanno un'altissima percentuale di fallimento. Ma confrontandone magari 10 tra di loro, allora sarà più facile dire, ah, ok, sai che c'è, questa mi sembra più promettente rispetto a quest'altra. Non vi sto dicendo di investirci, specie se non avete le competenze per giudicare questo tipo di attività. Però se proprio volete farlo, almeno mettetevi questo goal. Cioè dite, io ne analizzo 15, ne analizzo 20 e poi scelgo quella che mi piace. Ok, pensate che un VC magari che ha tanta richiesta analizza 100 proposte di investimento e ne accetta 2, ok? Quindi voi cercate di avere quel ratio lì, perché vi forzerà in un certo senso a essere più esigenti con l'azienda che valutate. Invece la mia sensazione è che le persone scrollino un po' queste piattaforme di crowdfunding, poi ne vedano un paio che gli interessano e dicono, sai che c'è? Io investo. Magari non è così, magari è una mia impressione, però se voi siete tra queste persone che hanno questo atteggiamento, pensateci, perché ecco, chiaramente sì, magari sono soldi che siete disposti a perdere, come si dice in italiano, anche se, come insegna Mr. Rip durante la sua reaction, è un modo un po' brutto di porre la questione, però è meglio non perderli, no? Quindi, niente, io spero che questo video, come al solito, vi sia stato utile. Fate le solite cose che vi chiedono di fare gli youtuber, quindi non solo ho fatto la reaction, vi faccio anche la call to action di iscrivervi, mettere mi piace, condividere questo video con i vostri amici, soprattutto se il vostro amico è Surreal Power. Tra l'altro ci tengo a dire, insomma, chiaramente nulla contro di lui, anzi devo dire che dal suo cambio
di format, di tematiche, ho cominciato a seguirlo anche in maniera abbastanza frequente perché mi intrattiene. I suoi video sono abbastanza facili da digerire, da vedere, quindi è anche interessante vedere quello che fa una persona nella sua situazione, che è molto rara, no? Quindi mi piace anche come creator. Wolf a parte, che vabbè, ormai purtroppo il primo episodio ha sporcato tutto quanto il curriculum di tantissime persone, però lasciamo perdere. E niente, quindi noi ci vediamo al prossimo video. Io, come al solito, vi saluto. Ciao ciao!